Amici 22, anticipazioni del 3 marzo, resta come professionista, ballerà con Mattia. Sono appena terminate le riprese della 23esima puntata di Amici, quella che il pubblico potrà vedere su Canale 5 domenica 12 marzo. A 2 settimane dall'inizio del serale, dunque, sono state assegnate le ultime maglie oro, gli insegnanti si sono espressi sui 7 allievi ancora in bilico. Precisamente su 2 ballerine e 4 cantanti. Tra le anticipazioni che sono trapelate dagli studi Helios. Anche l'emozione della gente per il ritorno al lavoro di Maria De Filippi dopo il lutto, la conduttrice è stata accolta da un lungo applauso al suo ingresso. La 23esima registrazione di Amici è iniziata in modo diverso rispetto al solito, prima di entrare in studio. Infatti, le persone del pubblico sono state informate dagli addetti ai lavori come si sarebbero dovute comportare all'ingresso di Maria. Le urla e gli schiamazzi, infatti, il 3 marzo hanno lasciato il posto ad un lungo applauso nel rispetto del lutto che ha colpito la presentatrice solo una settimana fa. De Filippi ha deciso di tornare al lavoro e l'ha fatto conducendo l'ultima puntata domenicale del suo talent show. Nel pomeriggio, infatti, il cast ha partecipato allo speciale che chiude la prima fase del programma, quella fatta di lezioni. Sfide e riconferma delle maglie da titolari, e apre a quella più importante e suggestiva, il serale. La prima puntata del serale andrà in onda sabato 18 marzo, ma già oggi sono stati emessi tutti i verdetti sugli allievi che vi parteciperanno. Ai 10 titolari che hanno ottenuto la maglia oro nelle scorse settimane, in queste ore se ne sono aggiunti molti altri. Ovvero quelli che i professori hanno ritenuto più meritevoli e soprattutto pronti per esibirsi in prime time. Il cast della nuova fase di Amici, dunque, è stato completato e nei prossimi giorni saranno formate le squadre che si sfideranno davanti ad una giuria esterna. Se il meccanismo restasse lo stesso delle ultime 2 edizioni, presto i 6 insegnanti verranno messi a capo di 3 differenti team, un docente di canto e uno di ballo per ogni gruppo. Pronti a gareggiare l'uno contro l'altro per dimostrare di poter contare sui talenti più forti di quest'anno. Per quanto riguarda i giudici, al momento non si conoscono i loro nomi. All'inizio della registrazione di Amici del 3 marzo, ad indossare la maglia oro erano Isobel, Ramon, Maddalena, Gianmarco, Angelina, Mattia, Federica, Wax, Alessio e Samu. Nella settimana in cui le riprese sono state ferme, i docenti della scuola hanno avuto la possibilità di approfondire la preparazione dei ragazzi ancora in sospeso, Raimondo ha fatto lezione con Benedetta. Emanuele ha testato la crescita di Meriden, Lorella ha incontrato i suoi Niveo. NDG e Cricca, Rudy ha messo sotto torchio Aaron e Piccolo G. Queste verifiche sono state fatali a 2 alunni, Todaro ha eliminato la ballerina di latinoamericano ma Maria le ha offerto di restare in casetta come professionista, farà passi a 2 con Mattia. Cuccarini ha ritenuto Niveo non pronto per il palco del serale. Oggi, durante l'ultimo appuntamento prima dell'inizio del serale, tutti i professori si sono esposti sui componenti delle loro squadre, in caso di promozione. Infatti, ogni titolare avrà lo stesso tutor anche nella nuova fase. Arisa e Alessandra Celentano sono le uniche a non aver emesso verdetti nello speciale odierno, le 2. Infatti, hanno completato in anticipo il team che vogliono rappresentare in prima serata. Nici un curcubeu, dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta. Și în plus poți să sari sus, sus, sus.